solo un quadro rimasi lì, in quel luogo assente dal mondo, dove l'oscurità prese ali, lì dove si accende il primo raggio di sole. La fessura illuminata entrò in me come se fosse una lama di coltello. Ho abbandonato me stesso nella tela per poi lasciare lo sguardo al primo passante. Fermati, chiunque tu sia. Oggi esisto perché ho un'anima. Mi spogliai di nuovo del mio io, con pennellate a singhiozzo, per poi riversarlo in un impasto di colori. Accesi me stesso e aspettai lo sconosciuto. Scende lenta la pioggia, come le pennellate di un pittore aiutante accordo su una tela ruvida, al lume di candela, nella grotta. Grotta, sì, del maestro artigiano. È così bella la pioggia, attraverso una spirale di vita, la fessura. Sole, illumina il mio quadro, fa sì che il viandante possa apprezzarlo. E così la narrativa ebbe inizia. Infatti, Aldo Maspero ha lasciato questo quadro che vedete, fotografato bene, per 3 anni in una grotta a Calusco d'Adda, in provincia di Bergamo. L'ha lasciato lì abbandonato, in quella grotta dove l'oscurità poi prese ali. E così la narrativa ebbe inizio. Uno sconosciuto mi disse: ho visto le sue opere e mi sono parse cariche di istanza metafisica e dadaiste, subbuglio intestinale. L'ha così intitolato questo quadro. Così si dovrebbe chiamare un'opera. Risulta di difficile comprensione a causa dell'esasperata sfogatura del soggetto, che non viene mai identificato. Uno squillo del telefono mi portò a rispondere: chi è, scusi? Perché ho lasciato il cellulare, il numero del cellulare, nella grotta. La fessura illuminata entra in me a lama di coltello, mi ferì e mi illuminò, chiedendo ancora: chi è, scusi, lei? Chi è, scusi? Non rispose. La mia mente oscillò in un valico senza fine per determinare il mio io in un quadro. Nasce il dubbio, l'incertezza, l'insaputa dei più sentimenti che mi portano alla disperazione subdola del mio essere. Nascondendomi sempre di più nella grotta, dove l'oscurità prese ali da pipistrello, per mordere l'incognito, vivo, nonostante tutto vivo, ho venduto al mondo i sogni miei, per nascere e morire in un quadro. Fermati, passante, fammi vedere la tua presenza. Entra in me, colpisci la mia solitudine. Dimmi chi sei, osservatore acuto dei miei quadri. Chi sei? Un dubbio mi assale, ma non me lo dice. Chi sei? Aldo, vi saluto da questo profondo YouTube e lascio la foto del mio quadro. Osservatelo. È un intrigo, è un subbuglio, pieno anche di vita. Osservatelo. 50x70, colori ad olio, tecnica anche mista, eseguita da Aldo Maspero circa 10 anni fa. Vi saluto da questo YouTube.
Aldo. Ciao.